Porca troia, che lobby! Due RLCS di là, il mio mate sta in RLCS. Ma che lobby è? A parte ovviamente sempre di là i pro player che tryhardano in team insieme, quanto mi fanno schifo. Ma dico io, fanno tutti quelli, no vabbè, le ranked, non me ne fotte delle ranked, le ranked non contano nulla. E poi le giocano i pro player in team up tra di loro. Cioè, ma scusami, ma Dio santo, ma giocale con i random se non te ne fotte un cazzo come Gladiator il King. A proposito, queste partite, di live su Twitch tutti i giorni, punto esclamativo. Ma che punto esclamativo? Nei link in descrizione del video trovate tutti quanti i link per venire a seguire live su Twitch. Andiamo a bullizzarli un po', dai. Troppo facile, troppo facile. Io e Jack, due playstyle completamente diversi, non mi ci trovo a giocare con lui. Spero mi flammi anche. Allora, vai mate, pensaci tu. Dai, K-Dop a domani. Volevo dire a dormire, sbagliato. Vai, che dopo fate questo tiro di merda. Io posso fare una squish di save, tanto sai cosa va su sto pallone. L'avrei pure parata, ci stavo. K-Dop l'alza solo. Questa qua la devo anticipare. Ho sbagliato io, questa è colpa mia. My bad, my bad, my bad. Certi contenuti non si vedono da giorni. Ma cosa dici? Che in realtà in questi giorni stiamo trovando solo content. A inizio stagione è tanta robetta. No! Ok, meno male ha preso il boost il mio mate, perfetto. Abbonante è apparente di Jack. L'ho mezzo bambato K-Dop, ma non si è spostato. Prendo il boost a 100. Vai Jack, vai vai. Fai il bravo, fai il bravo. Resettino. Ha jumpato sul pallone. Cioè, vabbè, pochi avranno capito. Oltre ad aver fatto il reset, ha proprio jumpato verso il basso dal pallone. Ho usato il pallone come un ceiling, ma non l'ha fatto apposta, questo è il problema. Non ho boost. Godo. Beh, ho dovuto solo anticipare. Va benissimo così. Va benissimo così. Vai Jack, fatti sto reset. E mi copia le giocate. Allora, questa si chiama Seiko Bocchini. Vai, birillone. Birillone K-Dop facile, fuori questa. Fuori. Per noi, intendo. Sì, sì, sì. Questa è fuori, fuori. Il boost lo lascio al mio mate, vai, vai. Mi prendo questo qui che tanto spawn. Ok, pensavo il mio mate prendesse il boost, invece no. Mi sa che forse ha pensato che andassi io a prendere il boost. Mi sa. Vabbè. Radice di 69 fa 8,3 circa. 8,2 massimo 3. Questa è facilissima per noi. No! Che rimbalzo di merda! Mamma come sto giocando male, ragazzi, questa partita. Vabbè, il livello è più alto di me, però cazzo, sto giocando veramente male, 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 male. Allora, con calma. Ah, sì, il mio mate fa tutto. Sì, ma è normale, ragazzi. I pro player quando registrano per YouTube sono simpaticissimi. Ah, cioè, fidatevi. I pro player cambiano proprio quando registrano video per YouTube o altro. Sono due persone completamente diverse, ma è normale. Su YouTube devono fare tutti quanti i belli. Qua mi ha tagliato, nemmeno ha detto nulla, capito? Cioè, è normale, i pro player fanno le doppie facce. Quando devono far vedere al pubblico sono tutti gentili, poi... Quando... Ma su me, vabbè, lo sa che streamo, quindi nemmeno farà casini. Però quando non sapeva che quando streamavo con pochi numeri non se ne poteva un cazzo e flammava, Tranquilli. Apparente di Jack, calcola... Anzi, questo è bello perché adesso è andato anche su YouTube, quindi questa cosa va raccontata. Una volta, apparente di Jack, l'ho incontrato in uno contro uno. Vi parlo del 2019. Eravamo anche amici su Steam, perché io ci giocavo su PS4 insieme ad apparente di Jack. Infatti ho anche uno screen in cui giocavamo insieme ed eravamo entrambi diamanti 3, io e apparente di Jack. Quindi eravamo anche amici su Steam, perché siamo passati a PC, io mando la richiesta a lui, non mi ricordo, non era ancora un pro player. Però, nonostante ciò, l'ho incontrato in 1v1 una volta. Io ho tolto 16 punti perché era altissimo lui. Ho tipo vinto 7-1, una cosa del genere. Mi ha iniziato a chiamare scimmia, bolchaser, mi ha tolto gli amici, insulti proprio a casissimo. Solo perché aveva perso. Quindi, figurati. Peccato che non streamavo, però il replay ce l'ho salvato. Non gli insulti, ma il replay di quella partita ce l'ho salvato sicuro, che non lo ricordo. I pro player sono un po' particolari, ecco. Alcuni sono un po' frustrati, tipo Jack tantissimo. La frustrazione in persona. Tipo Top. Come lui. Toh è un altro stronzone. Quanti anni ha? Penso sia 2004? Non ne sono sicuro. Vado io. Dai, ti carrio, Jack. Ah, non proprio. Sembra buona. Ha voglia. Buonissimo, Jack. Tolto gli amici perché ha perso il 1v1, il piangione. Vediamo un po' il mio mate che può fare qua. Vabbè, la lascia, ce l'ho io. Meno male che ho anticipato. Spero che Sega non mi anticipi. Buonissimo, buonissimo questo pallone per noi, secondo me. La butto solo un po' in mezzo per farlo overcommittare, nemmeno hanno overcommittato, va bene, buono, tanto alla fine sai che non può fare un cazzo, secondo me. Questa la può prendere easy perché non può fare manco il reset, bene.
Colpa mia questo ragazzi, ho sottovalutato la situazione. Colpa mia. Non gli scrivo, mi dispiace, che tanto non mi si incula. Ci provo, guarda, ma non mi si incula, quindi. Si è svegliato dal sonno profondo. Allora, vado io. Rip. Forse ha visto che sono in streaming. Ho detto no, meglio non fare brutte figure. Rip. Lascio a lui, tanto che scoccia la easy. Il boost me l'ha preso lui, vado a prendere quella a destra. Questo pincia, che fa? Perfetto, buono, buono, lo devo solo bumpare. Ho fatto il boost. Va bene così, tanto alla fine Seiko era il primo uomo. Palla facile. Questa palla va in mezzo alta, più o meno. Lettura perfetta, lo sapevo che non sarebbe rimbalzato. Lo sapevo che non sarebbe rimbalzato basso, perché si è alzata leggermente proprio. Si vedeva il rimbalzo, non era pulito. Buono, buono, buono. Kick off verso sinistra. Ma va fangula feste sorde. Allora. No, è gol. Madonna, cosa ho sbagliato qua. Dai, due pro player che tryhardano insieme, dai, dai. Vai Jack, mettilo in mezzo, bravissimo. Ma va fangula. No, qua non ci posso andare, il mio mate sta alto, sta alto. Vado ad aspettare solo che torni in difesa. Mamma, che lettura di questo passaggio. Finta. Perfetto, va bene, se hai fatto il boost va bene. Non va bene. Meno male, meno male, meno male, meno male, dai. Però non faccio l'occhio alla botta, io faccio finta di fare l'occhio alla botta. Poi in realtà seguo. Ok, va bene, va bene, va bene. Cerco di anticipare, non c'è bisogno, tanto ho fatto la cazzata, buono, buono. Bellissima questa parata da parte mia, qua sono stato molto intelligente a pre-jumpare così. Ho bumpato uno, così sei uno più uno. Se spawni là, so cazzi. Vaffanculo, è spawnato dalla parte del kit estramurt. Perfetto. Io avendo poco boost non lo devo sprecare. Mi tengo questi boostini e mi accontento di questi. E devo subito essere pronto per partire in contropiede. Devo essere bravo a gestire il boost qua. Perfetto. GG. Ragazzi, ho insegnato a giocare a questi pro player. Gli ho dato una bella lezione di vita con questo tiro a 118. Penso di aver insegnato a K-Dop come si fa un Masty Flick. Masty Reverse. No, cagano il cazzo. GG. Bella partita. Sono entrato in God Mode alla fine. No! No! A parte che è content, ma ho visto una cosa bruttissima che non posso dire in live. No, dai. Ma questo è... Dai, ma che cazzo. Ma ce ne vuole, cioè, ma che sfiga. Vabbè, dai, ragazzi. Facciamo sto content e poi riprendiamo il discorso. Dai, 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 dai. Vai, Oscillon. Non posso fare un chiazzo. Vediamo un po'. Osm, che combini? Il cazzo combini. Ho sbagliato, scusami Oscillon, sono un pippone. Perdonami, faccio schifo. Radice di 672 fa 25,9 circa. Radice di 500, di 925 fa 30,3, ma no, 30,4 con errore più 0,1. Guarda come si tira in porta facile. 1, 2, 3. Vaffanculo, no, no, corri, corri, corri. Corri macchina. Se la leggi sei veramente un cane. Cioè, la se l'avessi letta sarebbe significato zero docce per 6 anni di fila. Quella palla era impossibile da leggere. Mamma mia ragazzi, ma pure io mi lavo poco, mamma mia. Radice di 104 fa 10,2. Come Justice chi è? Gioca in RLCS. Sta nei Singularity, se non erro. Invece il mio mate sta nei Rix GG. Però non sa flickare. E non si sa togliere dei coglioni al momento giusto. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Pam. Prendo il boost a 100. Ma che ti venga una diarrea subito. La face di tua sorella, pure scoppiato il mate. Godo. Mamma che sto godendo. Mamma se sto godendo. Vai, partiamo in contropiede, contropiede, contropiede. Vai, Oscillon. Mamma, quando fai schifo. Fai veramente cacare. Ma guarda questo tiro, guarda. Dai, che bel bump che hai fatto. Sei proprio intelligente. La radice di 747,4 fa 27,3 massimo 4, dai. Ti sposerai? Non lo so, ragazzi. Il futuro non so cosa mi riserverà. Quindi tutto quello che ho detto prima e che dirò da ora in poi sarà sempre solo sarà tutto condizionato dunque dal futuro. Perché ora ho la testa di un 19enne. Quindi ti dico adesso, la mia intenzione non è di sposarmi, perché in generale non mi piace. Però posso pure arrivare a 30 anni con la persona giusta, magari che riterrò giusta, e poi magari cambiare completamente idea sulla vita in generale. Quindi sposarmi non credo. Però chi lo sa. Radice di 345,6654 fa 18,6.
Circa. Raga, comunque devo dire che stiamo giocando benino, dai. Radice di 824,77 fa 28,8 con errore più 0,1. Sono indeciso però. Vediamo un po', chi vuole essere bumpato? E perché proprio questo non docciaro? Dai, su, una doccia in meno. Avresti schivato il bump. Oscillo, una bella doccetta anche tu. Calma. Calma. Fino a che età pensi di streamare? Ma fino a quando ce la farò? Posso anche streamare fino a 40 anni, non vedo quale sia il problema. Onesto. Tra l'altro c'è quasi il torneo delle 23 adesso. Quasi il torneo. Infatti vi ricordo che live su Twitch faccio tutte le serie tornei delle 23, Nei link in descrizione. Allora, faccio un kick off verso la destra. Perfetto. Vado dietro. Con calma. Posso aspettare Pulse Osm. Posso fare una bella alzatina qui. Tanto questo punta. Mannaggia, Kite stramurto. Allora, bravo mate. Devo aspettare ancora lui. Devo giocarmela tranquillamente perché qua ragazzi la situazione è complicata. 2 minuti possono farci anche 6 gol se non sto attento. Perché questi sono belli forti. Un bel dito in culo. Devo aspettare con calma. Perfetto. Stavo guardando la chat con la coda dell'occhio, non mi sono reso conto. Cioè, il bello è che sapete perché ho preso gol? Perché ho letto un ragazzo che ha scritto "Oddio, ma è Osm". E infatti nella mia testa stavo pensando: ma c'è veramente gente che si preoccupa più di Osm che degli altri due giocatori che fanno l'RLCS? Cioè, questa cosa non l'ho capita. Perché voi, in particolare i nuovi giocatori di Rocket, danno più importanza a gente come Jayzer, a gente come Vembola, a gente come Engovic, che non hanno fatto un cazzo in questo gioco, piuttosto che a pro player che, per quanto io sia contro, vabbè, i docce, eccetera, almeno fanno i campionati mondiali e sanno giocare. Cioè, ok che è un freestyle banissimo, ma perché concentrarsi su di lui? Perché tutta questa attenzione verso i freestyler? Che alla fine non è... posso dire... cioè, è molto più facile fare il freestyler che il pro player, secondo me. Che il freestyler sei tu e il pallone. Se fai il pro player, cazzo, ti devi comunque rapportare a dei team avversari. Invece il freestyle no. Sei tu e la palla, basta. Quindi puoi allenare anche 20 ore al giorno, da solo, come un cane, e diventi un forte freestyler. Mentre un minimo devi giocare con la squadra per diventare un pro player, capito? Però vabbè, pensiero mio poi, soggettivo, per evitare grandi flame e diss. Ya, mi sono rifatto un po' dopo l'errore di prima, dai. Ah, quindi bel tiro me lo scrivi, ma nessun problema, no, figli di puttana. Va bene. No problem. Preso un bell'angolo, molto brutto in realtà è stato, però va bene. Faccio un kickoffino verso la mia sinistra. Bravo, mate. Bravo. Chiudi. No, pensavo fosse gol. Vabbè, ya. Pulse Osm. Fessacchiotto. Volevi. Bravo Shilon, quittate, fate prima. Quittate, dai. Stronzi. Tra l'altro, ragazzi, Pulse Osm di qua, Pulse Osm di là, ce l'ho tra gli amici io. Godo. Piccolo flex che ci stava. Kicco fino verso... no! E arriva la parte tossica dei pro player. Si sono bumpati al kickoff apposta. Guarda qua. Justa si è andato addosso volontariamente. Ma che brutta persona. Ma che brutta persona questo Justa. Che vergogna. Comunque è una bella partita è stata. Raga, ma siamo in top 100 mondiale, scusate. Ah sì, sono in top 100 mondiale. Non me ne ero accorto. Sono 83esimo al mondo. Sai che non me ne ero accorto.